Daniele Di Luciano, amministratore delegato della piattaforma social Sfero. Quando nasce Sfero e quali i motivi che vi hanno spinto a questa avventura? Allora, ciao e grazie Marco. Sfero nasce nel 2017 e i motivi che ci hanno spinto sono fondamentalmente due. Il primo è perché ci eravamo accorti che le altre piattaforme, quelle grandi, comunque applicavano più forme di censura, dalla censura vera e propria, nel senso che cancellavano contenuti, chiudevano canali, pagine, fino a una censura un po' più subdola, quella che poi è diventata famosa come shadow ban. Quindi ci danno la possibilità di pubblicare, ma abbassano la visibilità degli utenti che vedono i contenuti, e quindi comunque è sempre una forma di censura. Negli ultimi 2 anni la censura sul web è diventata molto più palese, ma noi che lavoriamo comunque con internet da più di 10 anni, pensa che il primo canale YouTube ce lo chiusero nel 2009, quindi comunque avevamo già avuto a che fare con queste forme di censura. Quindi questo è il primo motivo, che era quello di creare uno spazio veramente libero. Il secondo è che ci eravamo accorti che praticamente perché tutte queste piattaforme fondamentalmente sono gratuite? Perché in realtà quello che fanno è ci offrono un servizio, ma nel frattempo prendono tutti i nostri dati, li elaborano e li rivendono a terzi sotto forma di previsioni su quelli che sono che saranno i nostri comportamenti. E rivendono queste previsioni sia alle agenzie di marketing e di pubblicità, quindi per le inserzioni, ma insomma ci sono c'è la possibilità e ci sono, insomma, alcuni hanno detto che queste informazioni, queste previsioni fanno gola anche molto ai governi. Quindi questo aspetto ci turbava parecchio. Questo è un aspetto che ancora è poco conosciuto, nel senso che non c'è molta consapevolezza su quello che viene fatto con i nostri dati, però c'è un vero e proprio mercato dei comportamenti futuri. Anzi, mentre prima questi comportamenti venivano, solo in qualche modo predetti da queste società, da queste grandi società che hanno tutti questi dati, adesso invece sono passati allo step successivo, che è quello di condizionare proprio il nostro comportamento in maniera che quelle loro previsioni siano il più accurate possibile, perché sono loro stessi che lo hanno condizionato. Quindi ecco, per evitare queste manipolazioni, questi condizionamenti, questo è il secondo motivo che ci ha spinto a creare una piattaforma che evitasse di profilare e di tracciare il comportamento degli utenti. Voi a livello di privacy, quali garanzie offrite? Beh, noi a livello di privacy, la garanzia più grande è proprio il fatto che noi non utilizziamo la tecnologia dei cookie. I cookie cosa sono? I cookie sono delle informazioni, dei file che raccolgono tutta una serie di informazioni su quello che è il nostro comportamento, sia dentro che fuori dalla rete. Noi praticamente non utilizziamo questa tecnologia, e in questo modo cosa succede? Succede che se tu, faccio un esempio, adesso apri Sfero, inizi a navigare su Sfero all'interno di alcune sfere, apri dei contenuti, degli articoli, ascolti dei podcast, noi, nonostante siamo i gestori, noi non sappiamo quello che tu stai facendo, non abbiamo modo di tracciare il tuo comportamento, quindi tu sei libero di fare ciò che vuoi senza che nessuno possa spiarti, cosa che invece non succede, per esempio, all'interno di Facebook. Se io adesso apro Facebook e inizio a navigare, Facebook sa che io sono entrato, sa cosa mi metto a guardare, sa anche addirittura quanto tempo mi soffermo mentre scorro la home page su contenuti che attirano di più la mia attenzione o quelli che invece non l'attirano. In rete, ovviamente, oltre al gigantesco Facebook ed anche voi, al momento ancora, diciamo, abbastanza contenuti come dimensione, vi sono anche altre piattaforme social, relativamente, recenti.
Voi come vi posizionate? Secondo molti voi siete più un blog piuttosto che una vera e propria piattaforma social. Sì, in effetti noi fino a poco tempo fa così, l'attributo più frequente era quello di social blog, perché Sphero di fatto dava la possibilità solo di caricare articoli e anche articoli di una certa lunghezza, quindi più con social network era un social blog. Da circa un mese a questa parte abbiamo messo online delle nuove funzionalità. Quindi c'è la possibilità di caricare dei podcast, la possibilità di pubblicare pensieri brevi che sono un po' l'equivalente dei tweet, e abbiamo sviluppato anche le sfere territoriali, quindi dare la possibilità alle persone che vivono lo stesso territorio di interagire. Stiamo lavorando per implementare ancora ulteriormente queste sfere territoriali, ma già adesso diciamo che siamo qualcosa di più simile a un social network. Ovviamente non come Facebook, perché su Facebook ci sono le richieste di amicizia, la chat, eccetera. Qualcosa di più simile forse a Twitter, dove c'è la possibilità di seguire gli utenti e le sfere, i gruppi, diciamo, che ti interessano, e anche con qualcosina in più rispetto a Twitter, qualche funzionalità in più, senza però la funzionalità dei video. Noi al momento abbiamo solo i podcast, non diamo la possibilità di caricare dei video. Sicuramente siamo ancora più, ci posizioniamo ancora, diciamo, più verso qualcosa di testuale rispetto ai social più recenti come Instagram basato sulle foto e TikTok basato sui video. Perché non vi è la possibilità di caricare i video? Allora, abbiamo provato a dare questa possibilità agli utenti alla fine del 2020. Gli utenti di Sphero potevano caricare dei video oltre agli articoli, però l'esperimento lo abbiamo dovuto sospendere dopo circa un mese e mezzo perché praticamente non era sostenibile, nel senso che i video costano. Noi abbiamo un server e praticamente ogni volta che un video viene riprodotto da un utente, il server deve utilizzare della banda. Quindi se un video per assurdo ha molto successo e quindi viene riprodotto decine di migliaia di volte, a noi quel video ci costa tantissimo perché ha bisogno di tanta banda per farlo arrivare a queste decine di migliaia di utenti. Quindi abbiamo dovuto sospendere l'esperimento perché non era sostenibile, non avendo, diciamo, un sistema pubblicitario come quello che ha YouTube, per esempio, o Facebook, che appunto fanno partire la pubblicità prima dei video. Però adesso stiamo cercando di lavorare, stiamo lavorando un'alternativa che sono i video peer-to-peer, che è un po' il sistema di PeerTube, dove la differenza qual è? È che mentre nel sistema Facebook e YouTube c'è un server centrale dove sono presenti tutti i video e quindi dal server centrale poi devono essere erogati a tutti gli utenti, invece nel sistema peer-to-peer c'è diciamo, un sistema più decentralizzato in cui gli stessi dispositivi degli utenti entrano a far parte della rete e quindi la banda non viene utilizzata solo quella del server centrale, ma anche quella dei dispositivi connessi. E in questa maniera il tutto diventa più sostenibile, noi riusciremo a pagare di meno e quindi a dare questa possibilità agli iscritti di Sphero. Quanti sono più o meno gli iscritti? Gli iscritti adesso sono quasi 19.000. Si può accedere a Sfero anche senza essere iscritti? Sì, questo pensiamo che sia uno dei grandi vantaggi di Sphero rispetto agli altri social, perché tutti i contenuti sono completamente visualizzabili anche dai non iscritti, proprio perché la nostra politica è quella di cercare di creare uno strumento che possa far girare le informazioni, e quindi non vogliamo mettere dei paletti a queste informazioni e farle arrivare anche fuori da Sphero. Che copertura hanno i contenuti che vengono pubblicati? Sappiamo che con Facebook siamo sull'ordine del 10% dei follower. Questo, ecco, è un
un altro punto forte di Sfero, perché noi al momento la copertura è del 100%, vogliamo mantenerla così, quindi se un utente ha 1000 follower, pubblica qualcosa, quel contenuto arriverà sul newsfeed, quindi sulla home page di tutte e 1000 le persone che lo seguono. Ovviamente se gli utenti dovessero aumentare, e quindi ci sarebbe proprio un problema logistico, se magari io seguo 1000 creatori di contenuti, forse in quel modo la mia home page sarebbe invasa da troppi post, non lo sappiamo, quindi a quel punto forse potremmo andare a ridurre la copertura, ma solo per un motivo logistico e soprattutto non in base al contenuto stesso del post, cosa che invece fa Facebook, perché diciamo alcuni post li rende più visibili, altri meno, in base al contenuto del post. Quanto costa presso a poco mantenere Sfero? Ecco, noi abbiamo dei costi vivi che, oltre a essere quelli diciamo tipici di una SRL, quindi per quanto riguarda tasse, commercialista, eccetera, eccetera, noi abbiamo il costo, diciamo, più importante, che è il costo del server. Attualmente stiamo spendendo intorno ai 700 euro al mese solo di server. E poi ci sarebbero dei costi per altri piccoli servizi, come il fatto che noi comunque utilizziamo dei servizi che prima utilizzavamo per la mailing list, Sparkpost, eccetera, eccetera. Ma ecco, diciamo che intorno ai 1000 euro al mese noi riusciamo ad andare avanti. Voi considerate che tutto quello che raccogliamo, sia con le donazioni, sia con i banner pubblicitari, noi sia ci paghiamo le spese e il di più lo reinvestiamo per sviluppare nuove funzionalità. Noi da quando abbiamo iniziato con Sfero non ci siamo messi in tasca nulla, stiamo una forma un po' di volontariato quello che facciamo. Ecco, quali sono le fonti di entrata? Al momento sono due. Noi abbiamo un sistema di advertising interno. Considera, Marco, che praticamente su Sfero abbiamo circa 1 milione di pagine viste al mese. Quindi se noi volessimo monetizzarle come fanno tutti i siti, basterebbe metterci il banner di Google o di qualche altra grande azienda con un RPM, non lo so, di 2-3 euro, noi faremmo 3.000 euro al mese senza fare nulla, semplicemente inserendo i codici di queste aziende. Ma non lo abbiamo fatto, anzi abbiamo speso dei soldi per sviluppare un sistema di advertising interno, cioè le pubblicità le gestiamo direttamente noi, chi vuole pubblicizzarsi quindi ci contatta, noi in questo modo non dobbiamo, abbiamo tolto l'intermediario, perché prima l'azienda era per arrivare al sito doveva passare attraverso un intermediario, che per esempio in Google AdSense, invece noi non abbiamo più questo intermediario, possiamo interfacciarci direttamente con le aziende e anche fare prezzi, diciamo, migliori e soprattutto scegliere i banner che i prodotti che decidiamo di pubblicizzare. Quindi questo è uno dei modi. E l'altro che ci sta dando grande soddisfazione, perché ci fa capire che le persone ci credono, apprezzano il nostro lavoro, sono le donazioni. Quindi noi con le donazioni quasi riusciamo a coprire i costi dei server ogni mese, e questo ci fa molto piacere. Sulla piattaforma abbiamo visto molti riferimenti a una moneta alternativa. Di cosa si tratta? Ma soprattutto, perché questa scelta? Avete intenzione di creare una sorta di mercato virtuale? Sì, esatto. Allora, questo era sin da subito, diciamo, era uno degli obiettivi di Sfero, però ovviamente è pure quello un po' più ambizioso. E cosa è successo? È successo che nel frattempo abbiamo conosciuto varie persone, varie organizzazioni, la prima Butterfly, la fondazione Butterfly, è una fondazione, quindi un ente no profit. All'interno ci sono persone come Guido Grossi, che è l'ex tesoriere della BNL, cioè Pierluigi Paoletti, che è l'inventore dello SHEC, che praticamente è la moneta
diciamo, alternativa che ha avuto più successo in Italia già più di 10 anni fa. C'è Giovanni Acquati che è il cofondatore di Banca Etica e loro anche avevano questa idea di creare una piattaforma con un mercato e con una, chiamiamola banalmente così per capirci, moneta alternativa. E quindi ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a collaborare con loro, prima con loro e dopo abbiamo conosciuto anche Monetica. Monetica è una società invece che diciamo sta sviluppando questo sistema che io personalmente trovo molto ingegnoso. Questa, la moneta di Monetica sono gli ETIX e quindi adesso è iniziata una collaborazione tra la Fondazione Butterfly, Sphero e Monetica. Quindi stiamo cercando anche di unire le forze per creare qualcosa, ci rendiamo conto che è qualcosa di ambizioso e quindi se non ci uniamo rischiamo di non farcela, anche perché un mercato, diciamo, con una moneta, un'unità di misura che non sia l'euro, sappiamo che se non è molto frequentato, quindi se non ci sono tante aziende, tanti prodotti, le aziende che possono acquistare da altre aziende e così via, rischia di bloccarsi quasi subito. Invece così, unendo le forze, noi pensiamo che potremmo riuscire a creare qualcosa di veramente grande e funzionale che possa dare più potere d'acquisto alle persone. E più liquidità alle aziende.